Ecco, signore e signori, io intanto inizio come Presidente del Festival a ringraziare la squadra della comunicazione di Patrizia Bacht, che quando sono Presidente segue le relazioni con la stampa italiana, che vi svelo subito che abbiamo un patto, la Patrizia ed io, che nessuno abbandonerà il festival prima dell'altro. Dunque, Patrizia, molto sano. E ringrazio la mia squadra con Mattia Storni e Giada Peter, che ha preparato questo incontro con il Festival di Locarno e con la nuova direttrice artistica. Poi vedo che in sala c'è anche Daniela Persico, che è braccio destro, braccio sinistro di Lili, soprattutto per quanto concerne l'Italia. Allora, buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza qui questa mattina. Devo dire che questo film mio mi ha fatto veramente tantissimo, e Benigni con Giorgio di Locari è veramente buffo. Poi c'è tutta questa bellissima storia del cinema italiano, che è anche una storia fortissima del cinema mondiale, è molto commovente. Prenderò spunto da questo film in realtà per appunto parlare un po' della presenza italiana al Festival di Locarno quest'anno, e poi parlerò delle altre cose più generali, però avendo visto questo mi ho proprio voglia di iscrivere questa nuova edizione in questa bellissima tradizione e storia del Festival di Locarno. Come già sapete, perché lo abbiamo già annunciato, apriamo proprio la 72ª edizione del Festival con un film italiano sulla Piazza Grande, che è un film di Ginevra Elkann, Magari. È un film che abbiamo scoperto a Film Italia con Daniela Persico, e ne approfitto per ringraziare Film Italia per l'ottima collaborazione e la bellissima organizzazione. È un film che ci è piaciuto tantissimo per la messa in scena molto delicata. Per noi era chiaro che stavamo scoprendo una nuova voce del cinema italiano. Il film, cioè, lei è una vera regista, basta sentirla parlare del proprio lavoro, di come ha lavorato e del suo film per capirlo. In particolare, una delle cose che mi ha colpito tanto in questo film è il lavoro molto preciso e originale sulla direzione di attore. Lei, a parte un gruppo di tre bambini, di cui è la prima parte nella loro vita, che sono attori esordienti in qualche senso, ha scelto nel suo cast due attori molto famosi del cinema italiano, ovvero Riccardo Scamarcio e Alba Rorrascher, e però li dirige in delle direzioni proprio opposte alle loro consuete parti. Scamarcio, per esempio, recita una parte molto interiora, un po' cupa e abbastanza dolorosa,
e invece Alvaro Bashar fa una parte molto solare, molto gioiosa e molto seducente e seduttrice, che di, cioè, di solito loro era un po' il contrario come nella loro filmografia. E devo dire che la Elkan li porta come proprio attori in dei territori dove si sente che loro raggiungono una parte intima, personale, che comunque noi percepiamo molto potente. Siamo molto felici di aprire il festival con questo film, che sì, cioè, è anche molto divertente e fa ridere, credo, per me è una delle arti più difficili della regia cinematografica, ed è un film anche molto commovente. Un primo film, un'opera prima, da una regista donna con un mischio di istinto e sapienza era perfetto per aprire il festival. Poi in Piazza Grande abbiamo un'altra opera prima italiana in questa nuova sezione, Crazy Midnight, nuova nel senso che abbiamo deciso di editorializzare le seconde serate in Piazza Grande, e cioè di dare una linea editoriale a questi secondi film della piazza, in modo anche di coinvolgere un pubblico giovane. E praticamente il ragionamento è stato di non limitarsi a gli spettatori non troppo stanchi per andare a dormire e rimanere in piazza, ma cercare di coinvolgere un pubblico che avrebbe voglia di andare al cinema a mezzanotte. E questo pubblico ovviamente non è tra i più anziani, diciamo. E quindi per questo pubblico giovane abbiamo immaginato queste séances, questi spettacoli Crazy Midnight. In questo Crazy Midnight presenteremo quindi un primo lungometraggio di Roberto De Feo, classe 81, un film prodotto dalla Colorado che si ispira al cinema di genere italiano degli anni 70. E come si vede bene in questa immagine, reinventandola. Poi il Crazy Midnight, per farvi un quadro veloce, apre con una commedia femminile completamente pazza che arriva dal Sundance Film Festival, che presentiamo un film internazionale, che si chiama Green or Grass, e anche la prima mondiale di una commedia svizzera, di Frosch Barnier Sin Forbai, che anche lì spinge oltre i limiti abbastanza estremi la rappresentazione della femminilità e della maternità. Poi, sì, no, forse dovevo dirlo prima, ma prima dell'apertura, prima diciamo del lancio ufficiale del festival, facciamo questo pre-festival in Piazza Grande per le famiglie, la domenica che precede il festival, e abbiamo il grande piacere e onore di presentare questo film bellissimo che forse voi avete visto a Cannes, che è l'opera di Lorenzo Natotti, il genio italiano che conoscete meglio di tutti, l'adattamento del racconto di Puzzetti, l'invasione degli orsi in Sicilia. La cosa forse importante, diciamo, adesso è che sarà la prima proiezione della versione italiana del film dopo l'unica che è stata a Cannes, e credo poi all'8 del mattino, perché non so perché a Cannes hanno proiettato più
piuttosto la versione francese, e in questa versione italiana il racconto fatto dall'orso più anziano è la voce di Candieri, e quindi sarà anche per noi, enfin, non era previsto così ovviamente, ma un modo di ricordarlo e di omaggiarlo. Poi abbiamo anche il grande piacere di presentare in un concorso internazionale accanto a, diciamo, i grandi nomi del cinema internazionale d'autore che saranno presenti a Locarno quest'anno per presentare il loro nuovo film in prima mondiale, come Pedro Costa, Koji Fukada, Runa Runarsson o Ragan Resenesh, per esempio. L'opera prima di... non è l'opera prima, è l'opera seconda, però il primo film di finzione di una giovane regista italiana, Maura Del Pero, che aveva vinto con il primo film documentario che si chiamava Nadea e Sveta, il Festival di Torino, e questo nuovo suo film è una coproduzione con l'attrice di Lydie Lieberman, e si svolge in un luogo di accoglienza tenuto da scuole a Buenos Aires per giovanissime, a volte quasi bambine, madri di figlie che sono incinte o hanno dei bambini piccolissimi, e il film racconta questo confronto e questa tensione metà morale, metà sociale tra quest'opera di accoglienza delle suore che hanno fatto un voto di castità, e allo stesso tempo la vita di queste ragazze che in un senso cattolico hanno peccato, e però sono soprattutto giovanissime ragazze che hanno voglia di vivere e di divertirsi, come spesso le giovani ragazze. Questo film è anche rappresenta anche una success story di Macini, il programma di coproduzione di Locarno, perché è prodotto da un giovanissimo produttore italiano, Alessandro Amato, con Disparte Film, e che presentò proprio questo progetto a Macini nel 2017. Il film è anche coprodotto dall'Argentina, ma anche da un'altra importante casa di produzione italiana, che è la Vivo Film. Ed è anche sostenuto da Rai Cinema. Vedrete, è un'opera che con delle attrici indimenticabili, è un gesto di sguardo su una situazione moralmente complessa molto interessante. Nella competizione internazionale dedicata alle opere prime, cioè Cineasti del Presente, che è consacrata a primi, secondi e terzi film, accogliamo invece il nuovo film di Dario De Maggi, L'Apprendistato, che è una produzione molto indipendente da Invisibile Film, ed è un film che la nostra programma Daniela Persico aveva scoperto al Milano Film Network nel progetto Atelier, così come il nuovo film di Giovanni Cioni, secondo me uno dei più importanti documentaristi italiani, che presenta il suo nuovo film intitolato Non è solo la vita,
nella sezione fuori concorso, insieme alla nuova opera, anche questa svolta girata in carcere di Julian Carani, che si chiama San Vittore e che dipinge il carcere dal punto di vista dei bambini attraverso i loro disegni. È un corto abbastanza straziante, mentre Gioni fa un lavoro di atelier con dei detenuti di lunghissime pene e in generale ergastolani, e facendo un lavoro con loro a partire del film di Pasolini, Cosa sono le nuvole, e loro nell'interpretare le parole sia di Totò che di Nieto Davoli che tirano fuori diciamo, un'interiorità nascosta e maltrattata dalla vita in carcere. È un film molto forte, molto commovente, credo anche politicamente importante, perché è anche importante vedere i carcerati come delle persone che hanno un passato e forse anche un futuro. Vorrei anche segnalare in Cinesti del Presente un'altra produzione italiana, girata però in Cina da uno dei giovani registi indipendenti cinesi più importanti oggi. Il film si chiama Cold, Raising the Cold di Rong Guangrong ed è prodotto da Ambra Corinti con la sua società Zagiala, che è basata a Beijing. E segnalo anche un film che non è italiano, però è parlato in italiano e che apre proprio questa sezione di Cinesi del Presente, che si chiama Love Me Tender di Claudia Reiniger, che è l'opera seconda di un, anche lei, giovanissima regista del Ticino, che ha presentato Il Nido un paio di anni fa a Locarno e torna con un'opera molto molto determinata, osata e audace, tutta su un carattere, non su una, scusate, su un una protagonista femmina molto molto forte, una giovane ragazza di 16 anni. Che anche lei è una vera scoperta di attrice. La presenza italiana che è rappresentata nella sezione dedicata ai registi di domani, ovvero il concorso internazionale di cortometraggi Un Parti di domani, e presentiamo un film in pellicola che si chiama Incompiuta, di una coppia di giovani autori che lavorano a cavallo tra l'arte contemporanea, il cinema, Samira Guadagnolo e Tiziano Doria. Questo è un po' il quadro, diciamo, della presenza italiana al Festival di Locarno quest'anno, con opere, devo dire, che segnano un certo rinnovo non soprattutto, ma anche dalla parte delle donne registe e che a mio avviso forse in Italia si sta anche creando un movimento sempre più forte della produzione indipendente che fa sì che possiamo noi selezionatori di festival vedere delle opere più libere di qualche anno fa e meno formatate, diciamo, e questo è molto importante e va sostenuto, credo, da noi tutti che amiamo il cinema. Per finire, io volevo per questa mia prima edizione rendere un omaggio ad una personalità che
sempre stata molto importante per me che incontrai, non so quando, ma tanti anni fa, e che vissi spesso quando lavoravo a Roma, che vidi spesso, scusate, e che è Enrico Ghezzi. Enrico Ghezzi per me ha fatto un'opera di vita, cioè di lavoro e di vita, che non ha nessun corrispondente al mondo. Cioè questa, per me, è come se la Cinémathèque fosse stata disponibile a livello nazionale, perché con questo suo programma, cioè questa sua trasmissione notturna fuori orario, ha fatto vedere a tutti gli italiani tutti i film più importanti della cinefilia mondiale, dal cinema classico con le retrospettive di tutti quanti, di Turner, di Hawks, di Fordo, di Ulmer, di Siodmaco, cioè tutti, fino ai grandi registi contemporanei degli anni 60, Rivette, Godard, ovviamente, eccetera, e fino a finanziare in parte, cioè coprodurre, aiutare e